Buongiorno a tutti, sono Barbara Rossi, Università di Padova, lavoro sul presento, per titolo resistenza fatica e strutture leghe di alluminio, normativa confronto e verifica sperimentale. Il lavoro si propone in parte come un riassunto di alcuni lavori recentemente proposti sia in sede di convegno nazionale che su alcune riviste e ha per obiettivo l'analisi di due tra le principali normative di progettazione di strutture leghe di alluminio, ovvero la normativa italiana 1.34 e il loro codice 9, e il confronto tra le curve di resistenza fatica proposte dalle normative e analoghe le curve per dettagli strutturali corrispondenti ricavate invece dall'analisi di dati sperimentali tratti dalla letteratura. Gli obiettivi del lavoro sono illustrare la differenza di impostazione notevoli tra le due normative e le conseguenze di difficoltà legate al passaggio da una normativa all'altra. Problematica questa particolarmente attuale, nel senso che l'1.74 è stata ritirata nel dicembre 2008, pertanto l'Euro Codice 9 è la normativa che si propone a livello italiano oltre che europeo come normativa di riferimento per la progettazione. Altri obiettivi è evidenziare, evidenziare le differenze a volte sostanziali tra valori di resistenza proposti dalle due normative e la corrispondenza non sempre soddisfacente con i risultati sperimentali. E infine mettere in luce le conseguenze che derivano da una mancata applicazione all'interno delle normative di risultati teorici ormai consolidati. Per quanto riguarda la presentazione, farò un breve cenno iniziale a quello che è lo stato dell'arte riguardo alla progettazione a fatica delle strutture sedate in alluminio, sia dal punto di vista degli aspetti teorici che dal punto di vista appunto dell'evoluzione normativa. Descriverò in breve quelle che sono le caratteristiche fondamentali delle due normative prese in esame e poi mi soffermerò maggiormente sul confronto con i dati sperimentali. Per quanto riguarda appunto gli aspetti teorici e normativi, uno dei primi studi sistematici relativi alla resistenza a fatica di giunzioni soldate in alluminio risale alla fine degli anni 70 ad opera del professor Azzori, prima in Germania e poi presso l'Università di Bari, che estese l'approccio già proposto dal professor Aibach per i giunti in acciaio alle leghe di alluminio. Pertanto, sulla base di rianalisi di una vasta serie di una vasta quantità di dati sperimentali, arrivò alla definizione di una banda di dispersione unificata per le giunzioni in leghe di alluminio, quella che vedete riportata, in grado di interpretare i risultati di prove di fatica su giunti di geometrie e dimensioni diverse a patto che le cliche si inseriscano del cordone di soldatura. Nel caso in cui le tensioni, i risultati siano riportati in funzione delle tensioni nominali sul piatto principale, la diversa tipologia di giunto causa una semplice traslazione verticale della banda di dispersione in accordo alle diverse geometrie strutturali considerate. Questo risultato teorico costituì la base della normativa italiana 1.34 emanata appunto nel 1985. Tale normativa riproduceva quella che era la struttura dell'analoga normativa sull'acciaio, normativa italiana all'epoca in vigore, tuttavia non venne mai aggiornata per mantenere la corrispondenza con le nuove versioni della 1.10.11, in quanto alla fine degli anni 80 venne istituita una commissione europea per la realizzazione appunto di una norma in ambito europeo su tematiche analoghe. I lavori proseguirono vari anni, portarono nel 2002 all'emissione di una prenorma e infine nel 2007 alla norma definitiva Euro Codice 9. Durante il lungo periodo appunto di sviluppo dell'Euro Codice, gli studi teorici nell'ambito della resistenza a fatica di strutture saldate sono proseguiti e hanno portato a notevoli risultati. Riassumo brevemente state tematiche già ampiamente affrontate ieri e oggi. In particolare, un grande impulso all'analisi teorica è stato dato in seguito alla definizione di una geometria standard per i cordoni d'angolo, quindi, come già detto, cordoni con spessore e inclinazione di 45 gradi costanti, raggio di raccordo nullo più il cordone, che ha portato appunto a legare le problematiche delle giunzioni saldate a quelle degli intagli acuti. L'approccio a tensioni nominali è stato via via suppiantato dall'analisi dei campi di tensione locali, visti appunto come, visti come la sovrapposizione dell'intaglio acuto più del cordone dell'intaglio strutturale dovuto alla geometria complessiva della giunzione stessa. Ricordo solo un grafico che anche questo ho già visto, ovvero come l'analisi dei campi di tensione locali abbia portato alla definizione di una banda di dispersione unificata in grado di interpretare i risultati di resistenza fatica su giunti di geometrie e dimensioni assolutamente diverse, eliminando, proprio grazie all'utilizzo di un approccio di tipo locale, la traslazione verticale della banda dovuta a quello che era l'approccio di tensione nominale. Riprendo l'espressione del fattore di intensificazione di intaglio di modo 1 già visto ieri, espressione che servirà poi per il confronto con i dati sperimentali, che
risulta appunto aver prodotto dei tre parametri, come già visto nella presentazione di ieri. Un aspetto interessante è che ovviamente per ovvie questioni di tipo cronologico gli approcci di tipo locale non erano previsti nella normativa italiana, tuttavia non sono previsti neanche nell'Eurocodice 9, che prevede al più, in alternativa all'utilizzo di approcci di tensione nominale, un approccio basato sulle tensioni di hotspot. Una breve descrizione delle normative per quanto riguarda la UNIT 8634, questa si basa sui dati di resistenza a fatica ricavati da test di laboratorio su provini. Presenta un'unica curva di resistenza a fatica che riporta in scale relative l'ampiezza di sollecitazione in funzione del numero di cicli. La curva è valida per tutti i tipi di lega, le geometrie e le condizioni di sollecitazione e va particolarizzata a seconda dei casi specifici. In particolare, la normativa fornisce 7 gruppi di dettagli strutturali per un totale di 11 geometrie e per ciascun gruppo fornisce il numero di cicli corrispondente alla pendenza al cambiamento di pendenza della curva e la resistenza di progetto in termini di tensione massima per il numero di cicli appunto al ginocchio della curva. Da questo valore, tramite un diagramma di Smith, è possibile ricavare il corrispondente valore di resistenza di progetto per un rapporto di sollecitazione qualsiasi e da qui ricavare, particolarizzare la curva di resistenza fatica per il caso considerato. La pendenza delle curve risulta standardizzata e la medesima per tutti i tipi di giunte, in analogia ai risultati appunto teorici che erano stati ottenuti negli anni precedenti, e quello che si ottiene quindi appunto una traslazione verticale della curva a seconda delle diverse geometrie strutturali considerate. La posizione del ginocchio varia secondo il tipo di giunto e la normativa non considera definibile un limite di fatica. Trattandosi di prove dati ricavati da prove su provini, la resistenza fatica viene ritenuta dipendente dal tipo di lega e dal rapporto di ciclo e, come già detto, non vengono considerati approcci alternativi o con tensioni nominali, né viene valutato l'effetto scala. Per quanto riguarda l'Eurocodice fa invece riferimento a dati ricavati da strutture reali e presenta una curva di resistenza fatica, che è quella proposta, che va anche in questo caso particolarizzata a seconda dei diversi dettagli considerati. La curva è riferita ad una probabilità di sopravvivenza del 97,7, si possono identificare tre punti di riferimento, un valore di resistenza del tessimo C ad 1 milione di cicli, che è il valore di riferimento per la definizione delle categorie di dettagli strutturali, un limite di fatica ad ampiezza costante a 5 milioni di cicli e un cutoff limit, ovvero limite di fatica. Allo scopo di definire un numero finito di dettagli strutturali vengono proposti dall'Eurocodice una serie di valori di delta sigma C standardizzati, che sono quelli appunto proposti nella diapositiva. Interessante notare come ovviamente il numero di dettagli strutturali sia molto maggiore nell'Eurocodice che nella UNI e come questo in realtà complichi anche il passaggio da una normativa all'altra. Per quanto riguarda alcuni aspetti tipici dell'Eurocodice, diversamente da quanto ottenuto dalla UNI, la pendenza delle curve non è standardizzata, ovvero i valori di M1 e di M2 variano a seconda del tipo di dettaglio considerato. Le posizioni invece dei punti fondamentali CD ed L rimangono costanti per tutto il dettaglio strutturale. La resistenza fatica non dipende, secondo l'Eurocodice, né dal tipo di lega né dal rapporto di ciclo. Per quanto riguarda invece altri aspetti, l'effetto scala viene considerato, come vedremo, solo in un numero molto limitato di casi, in particolare per cordoni importanti, e per quanto riguarda l'utilizzo di approcci alternativi con dimensione nominale, come già detto, è previsto solo l'utilizzo di metodi di tipo hotspot, che come già evidenziato nel corso delle presentazioni precedenti, è un metodo però non applicabile sempre, tiene conto unicamente degli effetti di tensione strutturale, escludendo invece gli effetti di tipo locale per il cordone. Per quanto riguarda il confronto con i dati sperimentali, sono state considerate 15 diverse serie tratte da letteratura riferite a giunti di geometria diversa, ricavabili appunto da ben documentati in letteratura. Per ciascuna serie di dati sono state ricavate le curve di resistenza fatica per una probabilità di sopravvivenza del 97,7, la stessa considerata appunto dalle normative. Per quanto riguarda i dati sperimentali, tutte le prove fanno riferimento a rottura avvenuta quindi di cordone di saldatura e rapporto di ciclo di circa 0,1. I confronti sono stati fatti per quanto riguarda la UNI con rapporto di ciclo 0, in quanto la maggior parte delle prove sperimentali erano state effettuate con questo rapporto di ciclo,
Per quanto riguarda invece l'eurocodice 9, tutti i dati di resistenza e fatica sono riferiti ad un rapporto di ciclo maggiore o uguale a 0,5, tranne il caso del materiale base, dove è prevista una rivalutazione per rapporti di ciclo diversi. Vediamo ora alcuni risultati. Innanzitutto un confronto per quanto riguarda il materiale base. Sono state analizzate due diverse tipologie di lega d'alluminio, una lega 60-60 e una lega 70-12. Nel primo caso si trattava di provini forati, nel secondo caso provini sia lisci che forati. In questo caso le curve proposte sia dalla UNI che dall'Eurocodice sono state valutate per l'effettivo rapporto di sollecitazione, 0,1, come previsto in entrambe le normative, e nel caso di provini forati ovviamente le curve abbattute di un, per tenere conto dell'effetto di concentrazione delle tensioni. Quello che si nota è una buona corrispondenza tra i valori di resistenza proposti dalle normative, valori di resistenza che si propongono a netto vantaggio di sicurezza nel caso della lega 60-60 e viceversa, decisamente a sfavore di sicurezza per quanto riguarda la lega 70-12. Per quanto riguarda altre tipologie di giunto, in particolare i giunti testa a testa e i giunti a T, questi giunti vengono classificati nella stessa categoria per quanto riguarda la UNI, invece in categorie diverse per quanto riguarda l'Eurocodice. Per quanto riguarda i giunti testa a testa, si ha una buona corrispondenza sia tra i valori proposti dalle due normative che con i dati sperimentali. Viceversa, nel caso dei giunti a T, l'Eurocodice fornisce dei valori di resistenza leggermente superiori. Questo è facilmente spiegabile tenendo conto che si tratta appunto di dati riferiti a provini anziché di dati ricavati da strutture reali come nel caso dell'Eurocodice. Per quanto riguarda i dati sperimentali si tratta di due serie con geometria identica e i diversi valori di resistenza a fatica ottenuti a parere degli autori sono legati all'espressione statistica del fenomeno e a valori diversi appunto della banda di dispersione. Andiamo quindi all'analisi dei giunti a croce come fenomeno importante, unico caso in cui appunto l'Eurocodice, come dicevo prima, tiene conto dell'effetto scala. Tuttavia, tale effetto è considerato solo per spessori della lamiera trasversale maggiori di 20 mm. Invece, in base a quanto appunto emerso dai dati sperimentali, l'effetto scala è presente in modo considerevole anche per dimensioni inferiori, quindi risulta ingiustificato non tenerne conto per spessori inferiori ai 20 mm, soprattutto nel caso in cui la cosa può essere problematica, nel caso in cui appunto, come si vede dalle curve, si continua ad aumentare le dimensioni del giunto oltre i 12 mm, il che porterebbe ad una diminuzione della resistenza fatica e le curve proposte sia dalla UNI che dall'Eurocodice diventerebbero appunto svantaggio di sicurezza. Per quanto riguarda invece il modo con cui l'effetto scala è considerato nel caso di giunti con spessore della lamiera trasversale maggiore di 20 mm, dalle analisi teoriche la variazione di resistenza fatica dipende appunto può essere espressa in modo semplice tramite il rapporto tra lo spessore delle lamiere principali caricate elevato ad un esponente che risulta appunto 0/126. L'Eurocodice invece adotta un esponente che in media risulta essere 0,17 e quindi l'effetto scala viene decisamente sottovalutato. Un aspetto interessante che è emerso dall'analisi dei dati sperimentali è il confronto dei valori di resistenza fatica per quanto riguarda i giunti a croce portante. In questo caso sia la normativa italiana che l'Eurocodice forniscono delle curve decisamente a sfavore di sicurezza. È utile specificare che per i rapporti tra la dimensione del cordone di saldatura e del piatto principale caricato considerate in queste due serie, l'Eurocodice prevederebbe in realtà una rottura a piede del cordone di saldatura, la radice del cordone di saldatura anziché al piede come è avvenuto. E in questo caso quindi la curva di riferimento sarebbe una curva di riferimento con un valore di resistenza inferiore. Un aspetto interessante è la differenza di resistenza inoltre tra i giunti a croce portante e non portante. Infatti la differenza di valore di resistenza in base al loro codice risulta essere di un fattore 1,14 tra le due tipologie di giunto. Analizzando invece la resistenza fatica in termini di tensioni locali e quindi calcolando il rapporto tra i valori di resistenza fatica di giunti portanti o non portanti in base ad un approccio di tipo locale, la variazione di resistenza risulta essere maggiore e di un fattore 1,45.
Per quanto riguarda infine l'ultima tipologia di attacchi considerati, attacchi longitudinali, sono state analizzate due differenti serie, una riferita ad una lamiera, ad un attacco longitudinale su una lamiera, e l'altra riferita ad un attacco longitudinale su una trave saldata. Quello che si nota è un valore di resistenza leggermente diversi per la normativa italiana e per l'eurocodice, con l'eurocodice che fornisce dei valori di resistenza superiori rispetto alla normativa, nonostante appunto si tratti di valori ricavati da dati reali anziché da provini. Entrambe le curve si propongono comunque a vantaggio di sicurezza rispetto ai dati sperimentali, e una lieve riduzione della resistenza fatica nel caso delle travi saldate rende ragione dell'adozione nell'eurocodice di due classi di resistenza diverse, quelle di tipologie di giunto, che invece in base alla normativa italiana vengono analizzate dalla sola, in una unica classe di, per un riferimento ad un'unica classe di resistenza. Arrivo brevemente alle conclusioni. La normativa europea Eurocodice 9 si configura appunto dopo la legge della 1.874 come una normativa di riferimento per la progettazione delle strutture in alluminio. La struttura delle due normative risulta sostanzialmente diversa, in particolare la diversa quantità, il diverso numero di dettagli strutturali considerati e la mancata standardizzazione all'interno dell'Eurocodice delle pendenze di curve di progetto rende complicato il confronto delle due normative e il rapido passaggio dall'una all'altra. Per quanto riguarda i valori di resistenza, nella maggior parte dei casi esaminati vi è una buona corrispondenza tra i valori proposti dalle due normative e una buona corrispondenza con i dati sperimentali o comunque appunto le curve proposte dalle normative si propongono a vantaggio di sicurezza. Vi sono tuttavia alcune differenze dove le curve di progettazione proposte dalle normative risultano pericolosamente a svantaggio di sicurezza, è il caso del materiale base in lega 70-20 ed è giunto il croce portante in base almeno appunto ai dati che sono stati da noi analizzati. Un aspetto che riteniamo opportuno evidenziare come l'effetto scala non considerato dalla UNI sia considerato dall'Eurocodice solo in un numero molto limitato di casi, e come infine l'utilizzo di approcci di tipo locale consentirebbe una più corretta valutazione dell'effetto scala, una più corretta stima della resistenza fatica di alcune tipologie di giunti e consentirebbe infine di apprezzare delle variazioni di resistenza di alcune tipologie di giunti che non sono apprezzabili tramite i tradizionali metodi di tensione nominale.